Cittadini, imprenditori, politici, associazioni di categoria, oggi in Piazza Italia davanti a Palazzo di Città hanno urlato a vario titolo il loro dissenso alle modifiche alla legge regionale che istituisce la nuova Pescara la 26 del 24 agosto del 2018. La nuova municipalità deve nascere secondo quanto stabilito senza se e senza ma. Forte lo slogan, diciamo no alla legge truffa che andrà in aula per l'approvazione nei prossimi giorni. Salviamo Nuova Pescara. Vuol dire che è una legge che tradisce una volontà popolare chiara, che è quella che si è espressa con il referendum del 2014. Sono trascorsi più di 8 anni e la politica locale a livello sia regionale che comunale non ha preso atto di questo e non ha portato avanti un percorso politico per dare una concretezza a una volontà popolare chiara e cristallina. Una vera e propria mobilitazione generale per evitare un'occasione persa, non solo per Pescara, per i comuni inglobati nell'unica area, ma anche per l'Interland e soprattutto non si può condannare la nascita di un nuovo soggetto politico in grado di sedere ai tavoli istituzionali, ma con gambe diverse. Tutto questo è stato ribadito nel corso della conferenza dal fondatore dell'associazione Marco Camplone, che ha dato il nome al progetto. Noi radicali abbiamo chiesto il commissario subito per manifesta incapacità della politica e manifesta non volontà della politica di attuare il primo progetto di legge, che è quello del 2018 del attuale presidente Sospiri. Sbrigarci per poter fare questa fusione tra i 3 comuni, che appunto l'aspettiamo da 9 anni e che di fatto nasce già con una violazione dello statuto della regione Abruzzo, perché il primo progetto di legge è stato presentato solamente 2 anni dopo, quando lo statuto prevede la presentazione di una prima legge a 60 giorni dal risultato del referendum. La nuova data proposta è il 1 gennaio 2027, mortifica i cittadini, frenerebbe lo sviluppo del territorio e sembra il primo passo per affossare definitivamente Nuova Pescara. Per il mondo delle imprese, che hanno bisogno di certezze, che hanno bisogno di sburocratizzazione, hanno bisogno di pianificazione, hanno bisogno di riduzione dei costi, e quindi tutte queste cose sono inglobate nel progetto Nuova Pescara e quindi bisognerebbe farle subito, quindi questo differimento a noi non ci piace.